L'amor che me vien chiere, ovago ora viene, l'amor che Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante volume dal titolo Valentina Visconti, la duchessa che il popolo di Francia chiamò strega, di Émile Collias. Nella traduzione dal francese è Apparato di Ada Grossi, che abbiamo il piacere di avere nostra ospite, appena pubblicato da Meraviglie Edizioni. Sono 416 pagine per 19 euro, quindi un prezzo che è assolutamente accattivante, ma io non rubo altro tempo alla nostra ospite perché voglio sentire cosa ci racconta di Valentina Visconti. Prego, Ada, a te. Buongiorno a tutti, grazie di avermi dato questa opportunità di parlare un po' di un libro che io ho trovato, conoscevo già da prima perché diciamo che questo è il testo ufficiale, la biografia ufficiale di Valentina Visconti, un personaggio che non deve stupire sia noto più in Francia che in Italia perché lei partì 18enne circa dal castello di Pavia dove abitava con suo padre. E partì per la Francia per andare in sposa niente poco di meno che a Luigi d'Orleani, il duca, il fratello di Carlo VI, re di Francia. La biografia del Collà, dicevo, mi ha fatto molto piacere tradurla per i tipi di meravigli perché non esisteva una traduzione in italiano finora. Poi negli ultimi anni sono uscite naturalmente delle monografie pregevoli in italiano, di studiosi italiani su Valentina Visconti, però bisogna dire che tante volte il testo di riferimento, come dicevo prima, un po' ufficiale, è proprio questo di Émile Collat, che è stato pubblicato in Francia nel 1911, quindi ormai 111 anni fa, ma che non era mai stato tradotto in italiano, appunto proprio probabilmente per il fatto che intanto normalmente gli studiosi di storia medievale un po' di francese lo masticano, quindi tutto sommato il Collà in originale andava benissimo. E un po' perché il genere della biografia così spesso non viene tradotto per tante ragioni, ma soprattutto io credo che la ragione sia che Valentina Visconti è più famosa in Francia che in Italia. Ai Giardini del Lussemburgo, per esempio, c'è una bellissima statua che fa parte di un ciclo di statue dedicate a donne famose, delle statue ottocentesche, di cui una è proprio dedicata alla nostra Valentina. E sul basamento c'è scritto Valentina di Milano, non Valentina Visconti, e Valentina di Milano sarebbe stato effettivamente Valentina di Milano, avrebbe dovuto essere la traduzione letterale più giusta del titolo dell'opera del Collà, però noi ovviamente l'abbiamo intitolato Valentina Visconti, perché per un italiano dire Valentina di Milano faceva un po' ridere, anche perché casomai avrebbe dovuto essere Valentina di Pavia, no? Visto che da lì veniva, però si intende Milano nell'accezione più larga del Ducato di Milano. E quindi è stato proprio bello tradurre questo romanzo. Questo, ecco, vedete, il lapsus lingue, c'è un motivo, se mi è scappato fuori il romanzo anziché biografia, perché scorre via effettivamente come se fosse un romanzo. Ha una bella prosa, Émile Collat, che è stato appunto divertente e piacevole tradurre, e ha quella cosa, quella caratteristica comune a un po' tutti gli scrittori di storia della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, cioè che inframmezzano la trattazione con ampie parentesi che in qualche caso sono didascaliche e noiose. Nel caso del Collat, devo dire, sono sempre piuttosto appassionanti. Per esempio, visto che con Meravigli il sottotitolo è La duchessa che il popolo di Francia chiamò strega, diciamo subito che il problema maggiore della vita di Valentina Visconti fu che arriva in Francia, giovane, bella, con questo marito, anche lui giovane e bello, poi negli anni hanno figli, diventano protettori delle belle arti, dei letterati, eccetera. E salvo qualche dettaglio, tipo che lui la tradisce a ripetizione, ma purtroppo, ahimè, ciò era abbastanza comune a quell'epoca, la più grande tragedia della vita di Valentina è che a un certo punto viene accusata di stregoneria.
Lei era la cognata di Carlo VI, re di Francia, quello che è passato alla storia come il pazzo, il folle, che soffriva di quella che oggi sappiamo doveva essere più o meno una qualche forma di schizofrenia, ma all'epoca, siccome per ragioni politiche e strategiche in generale si voleva un po', c'erano delle parti alla corte di Francia che volevano liberarsi della figura di Valentina e anche di suo marito Duca d'Orléans, ma lei dava particolarmente fastidio perché era la figlia del Visconti che aveva mire egemoniche e quindi disturbava certe strategie politiche. Valentina viene accusata di stregoneria. E in che senso? Nel senso che si dice che lei si fa circolare la voce che lei abbia fatto un sortilegio al sovrano e che la ragione della pazzia di Carlo VI sia appunto un qualche misterioso incantesimo fatto da questa povera Valentina che non aveva nessuna colpa. I principali artefici di questa congiura sono innanzitutto Isabella di Baviera, che era la regina di Francia, la moglie del re di Francia, che aveva molti motivi per avercela un po' su, diciamo colloquialmente, con Valentina, e il duca di Borgogna, che era l'antagonista classico di suo marito, il duca d'Orléans Luigi. Le ragioni di Isabella di Baviera erano un po' di tutti i tipi. Intanto le due erano parenti, perché Isabella era la nipote, cioè suo nonno era quel Bernabò Visconti che il padre di Valentina aveva fatto imprigionare nel castello, poi era morto nel castello di Trezzo e quindi c'era un certo problemino di famiglia, parenti serpenti, poi stiamo parlando di Visconti, quindi mai metafora fu più adatta. Poi Valentina, rimaniamo sempre sulle questioni personali, era colei che tutto sommato era l'unica, a quanto pare, in grado di rasserenare il re nelle sue crisi di pazzia, il quale addirittura si aggirava per la reggia dicendo: "Ma chi è quella lì che mi segue?", riferendosi a sua moglie, no? Per cui lui non riconosceva sua moglie, diceva: "Chi è questa pazza che mi segue? Le tortogliettemela di torno", ed era sua moglie, mentre la cognata Valentina era, a quanto pare, l'unica in grado di dargli un pochino di serenità a quest'uomo disturbatissimo, e quindi figuriamoci che piacere facesse alla regina che già non amava Valentina anche questa cosa. E poi Valentina, oltre ad amare suo padre come una figlia, lo supportava e perorava la causa dei Visconti alla corte di Francia, lo appoggiava in tutti i modi. Siccome Isabella di Baviera, Isabella regina di Francia, nasce Isabella di Baviera, e è una donna che rimase sempre molto più attaccata e fedele alla propria casata d'origine in Germania, piuttosto che invece al proprio ruolo, cioè gli interessi che aveva a cuore erano quelli più del suo casato di Baviera che quelli che invece avrebbe dovuto avere a cuore come regina di Francia. E di conseguenza, il fatto che Valentina esercitasse un'influenza positiva a favore dei Visconti presso la corte di Francia le dava un gran fastidio, ragione di più per tentare di liberarsi della cognata. Quando poi il progettaccio giunge a compimento, si tratta di accuse evanescenti, si intende, perché nessuno mai avrebbe avuto interesse o aspirazione a fare in modo che Valentina potesse essere processata per stregoneria, ma figuriamoci, assolutamente no. E non ci fu mai la promulgazione di un qualche decreto di esilio, di bando nei confronti di Valentina. Semplicemente fu allontanata da corte e al punto che addirittura Luigi, rendendosi conto che il popolo di Parigi praticamente voleva linciare sua moglie, cedette immediatamente alle pressioni e ai consigli di mandarla via. Per cui Valentina trascorse il resto della sua vita tra un castello e l'altro di quelli che suo marito aveva in giro per la Francia, in particolare il castello di Blois, dove poi muore. Quel castello di Blois, che tra l'altro diventa famoso anche per la bellissima biblioteca che lei e Luigi avevano cominciato a raccogliere e che poi diventa ancora più famosa con loro figlio, il duca Charles, il duca Carlo d'Orléans, che quel bibliofilo, quello che poi è stato prigioniero in Inghilterra, ci sono gli inventari della sua biblioteca, quindi la generazione successiva ai tempi di Carlo d'Orléans, ma gran parte di questi libri venivano
dalla collezione dei genitori. E avevo poi, ho aperto questa lunghissima parentesi che è pertinente, ma era per dire che Colà, quando apre quelle sue digressioni, ecco, vedete, lo sto facendo anche uguale, di aprire lunghe parentesi, ne apre parecchie interessantissime sulla stregoneria, perché per far capire al lettore quale fosse il clima e come funzionassero le cose, racconta moltissimi aneddoti. Intanto spiega che a corte a questa storia della stregoneria ci credevano, al punto che la stessa pazzia di Carlo talora era trattata da dei cerusici, dei medici, c'era quello che gli faceva i salassi, cose più strane, poi la medicina di allora qualche volta rischiava più di far fuori le persone che di curarle. Quando vedevano che i medici non riuscivano a ottenere alcun risultato, si passava agli stregoni, ai maghi, che facevano gli incantesimi più improbabili. Poi ci sono anche aneddoti abbastanza divertenti, no? Con truffe solenni, gente che arrivava a corte, se ne approfittava, mangiava sbafo, si faceva ospitare in palazzi sontuosi con la scusa che, ah sì, adesso ci penso io a far guarire il re. E poi c'era una partita di ping pong continua tra medici e stregoni, maghi, sedicenti, per cercare di far guarire il re. Poi c'erano le altre parentesi divertenti, appassionanti, che per un attimo fanno dimenticare quasi la vicenda di Valentina Visconti, sono quando Colà riporta pagine e pagine di verbali dei processi di stregoneria intentati ai danni di queste povere donne che giocavano un po' con le erbe. Poi ce n'era qualcuna che effettivamente probabilmente aveva in testa l'idea di essere una strega o qualcosa del genere, però ci sono, cioè si imparano un sacco di cose sulle credenze dell'epoca, da quello che faceva la statuina di cera, quello del rospo, il cataplasma da spalmare mentre l'amante dormiva per farlo innamorare ancora di più e fare sì che chiedesse in sposa la tipa di turno. Insomma, ci sono cose un po' di tutti i tipi. E poi, per concludere il discorso sulle cose più belle che scrive Colà, secondo me ci sono alcune decine di pagine che valgono tutto il libro e che sono quando Colà racconta le deposizioni testimoniali, riferisce le testimonianze di coloro che assistettero all'assassinio di Luigi d'Orléans. Ecco perché. La sera del 23 novembre 1407 c'è il famoso agguato che culmina nell'assassinio del marito di Valentina. Valentina è a Blois quando questa cosa accade, come al solito, e Luigi va a trovare la cognata, che la solita Isabella, con la quale aveva un rapporto un po' conflittuale all'inizio, ma che migliora nel tempo quando fanno fronte comune contro la casata di Borgogna, che a questo punto ce l'aveva con tutti a corte perché volevano prendere loro in mano, soprattutto Giovanni Senza Paura, che poi l'artefice, il responsabile della trama che conduce all'assassinio di Luigi. E Luigi va a trovare la cognata in un palazzo che non è non dove risiedeva il re di Francia. E questa appunto aveva appena perso un bambino, era depressa, eccetera, eccetera. Cena e poi con una scorta ridicola di un paggio e pochissime persone, pochissimi del seguito, a cavallo, tranquillo, torna pian pianino verso casa sua. E cosa succede? Che gli tendono un agguato. Ma questo agguato era stato preparato nei minimi dettagli, era stata affittata una certa casa dove c'era un avanti e indietro di uomini, di cavalli. Questi sbucano all'improvviso, gli fanno l'agguato in questo posto, in questa viuzza dove nessuno, dove si presume che pochi sentano, vedono e lo fanno fuori a botte, a pugnalate. Dopodiché c'è il cadavere di Luigi che giace sul selciato con pezzi di cervella di fuori, la mano mozzata, insomma, una cosa abbastanza splatter anche. E ci sono diversi vicini, persone che abitano lì, che quella che stava stendendo i panni del bambino alla finestra, quell'altro che stava chiacchierando con gli amici nel palazzo di fronte, ciascuno poi viene interrogato dal prevosto di Parigi, questa carica, questa magistratura che amministrava la giustizia, e ciascuno riferisce da punti di vista diversi, ma
E poi c'è una certa suspense, un po' un thriller, no? Sembra la scenografia, la sceneggiatura di un film, per come vengono descritte queste scene, con queste persone, questi uomini che si avventano sul povero Luigi e sul suo paggio che lo accompagnava e fanno fuori entrambi. E Valentina riceve la notizia di questa cosa orrenda nel castello di Blois, dolore spaventoso. E a seguito di questa mazzata terrificante, poi lei vorrebbe giustizia per il marito. Quindi tenta in tutti i modi di convincere Carlo VI, che è stato duca di Borgogna, perché è così, anche gli inquirenti ci arrivano che è stato lui. E poi qui c'è un teatrino di accuse contro accuse. Nel 1408, in primavera, poi ci sono il processo, c'è questa specie di processo postumo contro Luigi, in cui il duca di Borgogna sembra che voglia accusare Luigi di avere cospirato contro il fratello e contro la Francia. E Valentina torna a Parigi in quell'occasione, anche se non aveva mai più osato farlo, ma ripeto, non c'era un procedimento, cioè non c'erano documenti, non c'erano ordinanze, decreti promulgati per impedire a Valentina di venire a Parigi. Quindi lei viene a Parigi, il suo avvocato e l'avvocato del duca di Borgogna, che non è presente, è contumace perché è su nelle Fiandre a farsi i fatti suoi perché giustamente è scappato. I due avvocati, a suon di arringhe infarcite di retorica pazzesca, si scontrano e, per farla breve, alla fine di tutta questa cosa sembra che Valentina abbia la meglio, cioè sembra che la figura di Luigi d'Orléans venga riabilitata, e che il duca di Borgogna venga effettivamente accusato di averlo ucciso, di avere ucciso il fratello del re di Francia. Salvo che poi ci sono tutta una serie di complicazioni ulteriori, per cui il duca di Borgogna, un po' perché, vabbè, il re è un po' incapace di intendere di volere, gli fa firmare un documentino in cui lo perdona e lo solleva da varie responsabilità. Ma insomma, lui si fa passare come appunto il benefattore della Francia, no? Dice: no, no, ma io certo che ho fatto ammazzare Luigi, ma l'ho fatto per il bene del re, per il bene della Francia. Per cui c'è tutta questa cosa complicatissima. Per cui anche quando sembra che le sorti di questa specie di, sì, di questo processo un po' particolare volgano a favore della riabilitazione del defunto Luigi, e quindi Valentina è contenta almeno di ottenere giustizia per suo marito, in realtà poi appunto il duca di Borgogna riesce a ribaltare la frittata in maniera tale da tornare da trionfatore, no? È un po' il padrone di Parigi quando torna sul suo cammino, trova gente che lo accoglie festante. Poi lui aveva sempre manovrato per fare la parte di quello che stava dalla parte del popolo, quando c'erano le imposte più o meno giuste e ingiuste che Luigi e Isabella avevano sostenuto, una politica di tasse piuttosto pesante. Lui, il duca di Borgogna, aveva sempre fatto quello che difendeva il popolo, che diceva che no, che poi quando comando io vedrete che va. Per cui, insomma, alla fine Valentina, quando se ne torna al castello di Blois, si ritrova con un pugno di mosche in mano, anzi, con l'antagonista, l'assassino di suo marito, non solo a piede libero, ma addirittura lui riabilitato, lui che la fa da padrone a Parigi. E muore un anno, una settimana e un giorno dopo, il marito muore sostanzialmente di dolore. Poi, vabbè, il suo stato di salute non conosciamo i dettagli, comunque. Sembrava anche abbastanza in forma, è chiaro che è una qualche forma di. Qualcuno dice che si è lasciata morire, in realtà non è così perché abbiamo visto ha combattuto come una leonessa per cercare di ottenere giustizia per il marito. Però anche il motto che sceglie alla fine, che abbiamo pubblicato da qualche parte, mi sembra ci sia, è comunque il motto che dice. Non, per me, non, insomma, sostanzialmente per me non c'è più niente, ormai non ho più ragione di vivere, e infatti muore circondata dall'affetto dei figli, per i quali teme, tra l'altro, perché ha una paura folle, ovviamente, che il duca di Borgogna, dopo aver ammazzato il loro padre, adesso se la voglia prendere anche con gli eredi. Poi, vabbè, non vanno così le cose, il duca di Borgogna morirà quando, su un certo ponte, tempo dopo, però ormai Valentina è già morta, quindi questa cosa non. Lei muore con il duca di Borgogna che la fa da padrone a Parigi.
Poi la storia le concederà una sorta di postuma rivincita, nel senso che Luigi XII e Francesco I sono futuri re di Francia, peraltro anche molto amati, erano sangue del suo sangue, no? Perché sono la sua discendenza. Però ecco, la figura di Valentina rimane veramente tragica, rimane veramente triste. E questo lì, devo dire che la biografia del Collà è molto rispettosa, è molto, cioè, ripeto, era un modo di fare storiografia non romanzata, non fraintendetemi, nel senso, di mettere giù la biografia, di questi personaggi in maniera tale da renderla una lettura piacevole, cioè non è un libro di storia, tra virgolette, noioso. Ed è questa, credo, anche la ragione fondamentale per cui è bello che sia stato tradotto finalmente in italiano, perché, come dicevo all'inizio, finché siamo tra studiosi, tra medievisti, un po' francese non c'è problema, vabbè, prendiamo i libri, li leggiamo. Ma è bello che questa figura venga recuperata e offerta anche al grande pubblico, che non credo proprio abbia voglia di leggersi tomi accademici, anche pregevoli, ma su Valentina. Mentre una lettura del genere va via piuttosto liscia, no? Meraviglia, adesso sono anni che si dedica al recupero di queste figure. E per esempio, qualche anno fa, sempre per Meraviglia, avevo tradotto di tutt'altro periodo storico un'altra grande donna di queste parti, anzi, lei è proprio milanese sul serio, no? La principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso. Quindi è tutta un'operazione di recupero di queste figure femminili. E poi Meraviglia ha anche un occhio particolare per i Visconti, no? Abbiamo pubblicato di recente una riedizione che ho curato personalmente della Margherita Pusterla di Cesare Cantù, e insomma è un modo di recuperare tutte queste bellissime figure che, ahimè, sono poco note, in particolare Valentina, che, ripeto, è più famosa in Francia che a Milano, che a Pavia, in Lombardia, e questo è deprimente. Invece, mettere a disposizione questa biografia del Collà in italiano credo che possa dare un buon input alla riscoperta di questa figura. Ah, è davvero una storia che sgorga da quell'incredibile famiglia che è quella dei Visconti, perché ce ne fosse uno Che ha che avuto una vita ha avuto normale. una vita normale, invece è veramente pazzesco, no? Poi questo è un personaggio che è assolutamente sconosciuto tra i suoi concittadini, no? Quindi sarebbe bello poterlo far conoscere ancora di più, e quindi bisogna andarsi a comprare il libro per questa cosa, per ora. Poi magari chissà, ci possiamo inventare anche delle presentazioni in presenza, Certo. dove possiamo dilungarci senza problemi e dove magari si può comprare anche il libro. Io per questo ricordo il titolo, che è Valentina Visconti, la duchessa che il popolo di Francia chiamò strega. Traduzione dal francese apparato di Ada Grossi, che è stata nostra graditissima ospite, pubblicato da pochissimo da Meraviglie Edizioni, fra l'altro 416 pagine per soli 19 euro, quindi una bella idea per una strenna natalizia, intrighi, avventure, amore, c'è tutto, no? C'è Sì, storia, c'è c'è veramente veramente tutto. È una soap tutto. opera in grande stile, ambientata tra fine 300 e inizio 400. Ecco, perfetto. Io ti ringrazio davvero tanto. Grazie a te, grazie a tutti per l'attenzione. Ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, dove potete trovare tutte le video presentazioni realizzate finora. E arrivederci. E intanto ne approfitto anche per farti e fare a tutti gli auguri di buone feste. Grazie ancora, Ada. L'amor che me vien chiere, oh, valagodra viene, l'amor che vien me queria, l'amor che vien me queria. Un'impresa me